Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro sia rimasto ferito. Poco dopo arrivò Paolo Fraiese. Paolo Fraiese era stato a via Mario Fani. Erano tempi nei quali l'elettronica era molto rudimentale, giravamo con la pellicola, ma certo non c'era il tempo di sviluppare e montare. Paolo andò con un operatore e con una macchina elettronica, ma il montaggio dell'elettronica era complicatissimo, quindi lui mentre girava sapeva che avrebbe dovuto mandare in onda esattamente quello che registrava dentro la macchina e venne fuori un piano sequenza rimasto memorabile. Rivediamolo. Via Stresa, una strada in una zona residenziale di Roma, via della Camiluccia, sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando, ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per cercare di capire, di capire meglio. Le cose. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo. Sono 2 uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono 4 morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con mitragliatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete? Poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi, ma non ha quei gradi l'Alitalia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli, ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, 4 corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. 4 corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, proviamo a cercare, puoi adesso interrompere, grazie.